siamo qui. Stasera è un po' tutta l'Italia che si abbraccia. Questa iniziativa che è partita da Milano ha coinvolto noi, un po' alla volta ha visto aggregarsi tante tante altre comunità. E molto sono in preghiera per dare questo abbraccio a questi fratelli che hanno perso la vita, a questi fratelli che hanno dovuto subire difficoltà e violenze e hanno potuto arrivare qui. Però davanti a loro hanno soltanto ancora il buio, un grosso punto interrogativo. E questa veglia vuol dire solidarietà, dare questo tempo a loro perché loro si sentino meno soli. Il perché sono stati scelti questi brani? Normalmente, quando noi leggiamo un libro, sottolineiamo le parti che ci interessano. In questi naufragi che ci sono stati e sono stati tanti, sono stati trovati libri sacri, Bibbie e Corano, dove c'erano dei tratti sottolineati e segnati. Chi durante il viaggio ha letto, ha pregato, si è preoccupato di segnare quelli che erano i suoi sentimenti. Noi stasera abbiamo ascoltato dei brani dei nostri fratelli di fede, dei nostri fratelli musulmani. Hanno segnato questi brani, per loro significava qualcosa. Noi abbiamo potuto stasera sentire e partecipare ai loro sentimenti. Ecco perché non erano cuciti fra loro, ma erano soltanto brani trovati e scoperti nei libri che si sono riusciti a prendere in questi anni. Vi ho detto, è un abbraccio. È un abbraccio che vorrei non finisse stasera. Noi davanti alle 300 morti ci siamo spaventati, siamo rimasti sgomenti. 300 sono tanti e quelle bare messe l'una accanto all'altro erano sterminate in quell'hangar dell'aeroporto. Però amici, non dobbiamo restare sgomenti perché il numero è stato grosso. Dobbiamo sgomentarci ogni volta che una persona perde la vita perché vuol vivere. Se ci mettiamo a contare uno a uno a 300, impiegheremmo un pezzo di tempo e arriveremmo a 300. Ma se ora dovessimo contare tutte quelle morti a cui non abbiamo dato attenzione, quelle morti di cui non ci siamo resi conto, quelle morti forse a due, a tre, a uno, noi sapete a quanto dovremmo arrivare stasera? A 20.000. Perché senza che noi ci rendessimo conto o prestassimo attenzione, 20.000 fratelli sono stati sepolti là nel mare, i barconi si sono spezzati. 20.000 sono tanti. E il Papa ci ha detto che quei 20.000 pesano sulle nostre coscienze. Non è che noi avremmo potuto salvarli, però quando un fratello grida, soffre, muore, noi non possiamo girarci dall'altra parte né dire non ci interessa. E stasera siamo qui per dirci ci interessa. In queste morti c'entriamo anche noi. È una veglia fatta di ascolto. Ora vi chiedo 5 minuti di silenzio. Il silenzio parla, il silenzio del mare è terribile. A me una volta hanno fatto fare una prova nello stretto di Messina. Un amico mi ha portato in mezzo allo stretto col motoscafo e poi mi ha detto: Franco, ora spengo il motore. Ha spento il motore e c'era un silenzio assordante, se si può dire. Un silenzio che ti schiacciava,
un silenzio dove tu ti trovavi disperso. Questi nostri fratelli, un po' gridando e un po' nel silenzio, hanno seguito la sorte che allora toccava. Deve essere stato terribile stare ore nell'acqua, essere in tanti che si cerca di restare a galla e poi vedere scomparire uno alla volta quelli che c'erano attorno. Questa è l'impressione che mi ha detto un pescatore di Lampedusa. Mi diceva: padre Franco, il mare era pieno di teste e di mani che venivano fuori, però sa, se ne vedevano tante, ma un po' alla volta diminuivano. E loro sono riusciti a salvare coloro che si sono salvati. La maggior parte di quel barcone sono morti. Ed è impressionante quell'immagine che diceva e che ho ricordato stamattina nell'omelia, che mentre salvava uno, un altro si è abbracciato a un altro suo fratello nel mare, insieme sono andati giù. Sono fratelli. La morte fa togliere tutti quei muri che noi da vivi costruiamo. Adesso, almeno adesso, chiamiamoli fratelli. Non sono immigrati, non sono neri, non sono dell'Africa. Sono fratelli perché molti di loro hanno la stessa nostra fede, e anche quelli che non hanno la nostra fede sono fratelli. Ve l'ho detto, alcuni li hanno trovati nella stiva del barcone in fondo al mare a mani giunte, sono morti pregando. Molti altri, e io ero sul molo e li ho visto tirare fuori dalle barche, molti altri avevano in bocca o il crocifisso o una medaglietta. Sono morti pregando, sono fratelli. E in questi minuti di silenzio che adesso vivremo insieme, ecco, vi chiedo di non chiudere gli occhi, ma di guardare quella croce che è messa davanti all'altare. Non è una croce qualunque. Quella croce è stata fatta con legno di un barcone. Quella croce è come la croce del Golgota. È stato strumento di morte. Per qualcuno probabilmente quel pezzo di legno è stato strumento di salvezza. Si sarà tenuto, avrà galleggiato, sarà arrivato a terra. Quella croce stasera ci parla. Ecco, questo è l'invito che vi faccio. Questi minuti facciamo silenzio dentro di noi. Ci sono tanti volti che ci passeranno. Quei volti un po' gridano o un po' tacciano. È terribile il silenzio che si vive quando si tira fuori dal mare dei corpi ormai senza vita, e li ho visti tirare. Guardiamo quella croce. Quella croce significa tanto. Significa tanto per quei fratelli, che quella croce significhi tanto anche per noi.